Ciao Massimo, allora bentornato, spero che stia bene laggiù in Tantania. Nel frattempo, prima di entrare all'argomento, ci dici due parole su quello che tu hai trovato lì e qualche prospettiva, diciamo, interessante che da quel paese si può ottenere. Nel frattempo, volevo fare una domanda che è anche pertinente con quello che andiamo a discutere. Volevo sapere da te che impressione tu hai tratto dall'ultima riunione del G20 tenutosi in Indonesia. Ecco, ti parto con queste premesse e ti do subito la parola per dare a te lo spazio dovuto e necessario, visto l'argomento. Prego. Allora, intanto grazie Baldo, buonasera a tutti, ben ritrovati. È stato un bel periodo per me, non ci siamo più sentiti, ma io sono andato avanti con le mie cose. Allora, io mi sono, in due parole, mi sono spostato qua nell'aprile dello scorso anno da New York e nell'insieme è andato tutto abbastanza bene, direi molto bene, meglio di quello che potessi pensare. Adesso mi sono sistemato in un appartamento che è come una casa, praticamente una casina piccolina, però con accesso indipendente, sono vicino al mare e faccio tutte le mie cose, sono vicino a Kader el-Salam, che è il grande porto della Tanzania. E vado anche spesso a Zanzibar perché, non so, molti forse si ricorderanno, il famoso piano B. Il piano B adesso chiude il primo anno di attività. Direi in maniera piuttosto positiva, sono venuti circa 20-25 persone a trovarmi dall'Italia. Un amico ha deciso di comprare una proprietà e arriverà proprio a giorni, mi ha comprato una proprietà a Zanzibar e quindi io faccio fatto molto avanti e indietro. È stato in alcuni momenti anche abbastanza faticoso, ma è una cosa che ho dovuto fare anche per imparare tante cose, no? Perché ci sono tutte le regolamentazioni, compravendita, affitti, una cosa e quell'altra, devi conoscere le zone. E è stata una, per me è stata una bella esperienza. Continuerà sicuramente per un certo periodo, si spera, anche per tutto il 2023. Io ho già prenotazioni, diverse prenotazioni per i primi 2 o 3 mesi del prossimo anno e in un certo senso cerco anche di divertirmi, ecco, perché sono persone che vengono dall'Italia e quando vengono qua loro hanno fanno un'esperienza, una settimana di esperienza abbastanza particolare, perché non vengono qua in vacanza come in genere si fa, no? Soprattutto andando a Zanzibar, ma sono qua, abbinano l'utile al dilettevole, cioè io li faccio vedere, cerco di dargli una panoramica di come funziona la vita qua in Tanzania e a Zanzibar. Non ci sono grandi differenze, però un po' di differenze ci sono. E dopodiché sta 2 o 3 giorni qua, dopodiché io li porto a Zanzibar dove completiamo tutto il giro dell'isola, eccetera, eccetera. Il grande vantaggio di Zanzibar è che noi come stranieri possiamo con una relativa semplicità comprare delle proprietà a nome nostro senza problemi, mentre invece questo non è possibile farlo in Tanzania perché la regolamentazione prevede un passaggio ulteriore: prima bisogna costituire una società con un tanzaniano e poi eventualmente si può comprare quello che si vuole comprare. Va bene, quindi io faccio insomma un po' di consulenza, diciamo così, sto cercando di dare una mano alle persone che sono venute. Quindi c'è, cioè, magari qualcuno all'ascolto che ha anche interesse di venire a visitare questo qui, è un paese bellissimo. La Tanzania non è molto conosciuta, però come bellezze naturali io credo che sia uno dei paesi più belli al mondo, perché loro hanno i safari con gli animali che come destinazione sono la numero uno al mondo, no? Tanzania è numero uno al mondo per i safari. Ci sono parchi nazionali che sono grandi come la Lombardia e il Veneto messi insieme, tanto per dare un'idea, e anche più grandi. C'è il Kilimangiaro, che è una cosa unica al mondo, addirittura con 4 livelli di clima diverso, no? Più vai su, più c'è freddo, quindi a livello, diciamo, a livello basso c'è un certo tipo di clima, una certa vegetazione, vai su c'è un'altra, una cosa veramente molto affascinante. Io non ci sono comunque ancora mai stato. E poi ci sono le spiagge di Zanzibar sono tra le spiagge più belle al mondo. Quindi quando si fa una disamina generale dal punto di vista delle bellezze naturali,
difficile trovare un altro paese, magari trovare un altro paese come l'Italia che ha bellezze artistiche, anche bellezze ambientali, però la situazione italiana è quella che conosciamo. Il grande vantaggio della Tanzania, e concludo, è che è rimasta completamente fuori dalla pandemia. Non so se vi ricorderete, il vecchio presidente Magufuli prese una posizione molto precisa. Non ne volle sapere sin dall'inizio di questa storia della pandemia. Purtroppo è mancato poi in circostanze abbastanza misteriose, però anche la presidente attuale, Mamma Samia, e anche diciamo, tutto il partito politico, qui c'è un partito unico, questo è un vecchio paese comunista, non c'è democrazia in un certo senso, anche se è molto più libero dei paesi occidentali, e questo ve lo posso garantire io, al 100%, qui non vi dà noia assolutamente nessuno, è rimasta fuori, rimanendo fuori, per fortuna non è poi cambiato niente, e quindi qui si sta benissimo, io mi considero come essere in un paradiso. Per poi, diciamo, fare un commento sulla domanda che te mi hai chiesto, ti pregherei di far vedere la prima diapositiva. Io avevo presentato un certo tipo di intervento, sapete che io faccio sempre le cose, cerco sempre di fare le cose in una certa maniera. Ubaldo, mi proietti la prima diapositiva per piacere? Sì, Mi senti? Eccola qua. eccola Io qua. cerco sempre di fare faccio adesso un piccolo commento, eh. Noi bisogna capire che c'è una grossa differenza fra intrattenere e educare. Oggi viviamo in un sistema di intrattenimento puro. Infatti, l'organismo, l'istituzione deputata all'educazione, la scuola non insegna più niente. Anche la scuola è diventata quasi soltanto intrattenimento. Quindi per persone come me che preparano certi interventi, cercano, come poi ho fatto anche nella trilogia, di dirvi certe cose, adesso mettermi qui con voi e fare una chiacchierata anche di ordine filosofico, sociale, molto così per aria, non sono cose per me, non sono cose che io amo la filosofia, però non sono cose che diciamo faccio di routine. Posso fare una volta ogni tanto, però cerco di essere sempre abbastanza concreto e sul punto di quello che si vuol dire. Allora, G20 hanno praticamente, ve lo dico in due parole, che si è tenuto quest'anno a Bali, in Indonesia, hanno confermato l'intenzione di vaccinare tutti. Io, Ubaldo, non so se ti ricordi, questo ve l'ho detto 2 anni fa, quando stavamo iniziando a lavorare sulla trilogia, no? Capitolo 9. Io cominciai a lavorare, a mettere insieme tutti i documenti venivano dall'America all'epoca. E purtroppo era già abbastanza evidente che Bill Gates l'aveva già detto tante volte, Schwab l'aveva ripetuto tante volte, cioè il problema della sovrappopolazione, e lo si risolve con le vaccinazioni. Ora, come fai a risolvere un problema di sovrappopolazione con le vaccinazioni? Cioè, basta fare un discorso minimamente, riflettere un attimo sul completo non senso di questa cosa qui, e si capisce che dietro a questa pandemia gli obiettivi che c'erano dietro erano ben altri, che era appunto quella della riduzione della popolazione. Allora hanno confermato che tutti i paesi appartenenti al G20, tutti i cittadini, appartenenti al G20, dovranno essere praticamente vaccinati tutti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se te non sarai, come dico io, stracchinato, perché è altamente improprio parlare di vaccinazione, perché questo non è un vaccino, chiamiamolo serio, chiamiamolo siero, chiamiamolo terapia, come volete, ma non bisognerebbe mai chiamarlo vaccino. Io per battuta lo chiamo stracchino, formaggino. Hanno deciso che entro il 2025, a conferma di quello che avevamo già visto 2 anni fa, hanno questo progetto come progetto, diciamo così, pilota principale. Quindi ci saranno altre pandemie, saranno necessarie altre vaccinazioni, e siccome usciamo appena adesso
dalle elezioni politiche, no? Tutti gasati, che ha vinto la Meloni, ha vinto Berlusconi, ha vinto la destra, finalmente ci leviamo di torno il PD, questo movimento 5 Stelle, no? Eccetera, eccetera. Qual è la prima cosa che la Meloni ha fatto? La prima cosa che questo governo ha fatto, liberatorio, ha fatto è quella di finanziare l'acquisto di nuovi vaccini, sembra che siano 6.500 milioni di euro, e medicinali in genere, proprio a conferma del fatto che la politica oggi non conta più niente. Quello che decidono tutte sono le sovrastrutture, le cosiddette sovrastrutture, che nel caso specifico si chiamano consigli supremi, di cui io parlo moltissimo nella trilogia. Cosa è emerso al G20? È emerso proprio che non c'è niente da fare, ora poi passeranno la legge e quindi dovremo tutti trovare una via alternativa, delle soluzioni alternative, se vogliamo, soprattutto voi, se volete continuare a vivere in questi 20 paesi, un po' più, un po' meno, sarete tutti soggetti potenzialmente stracchinabili. Quando io poi mi sono andato a vedere i membri, no, del G20, li leggiamo insieme, li vediamo insieme. Ubaldo, seguimi per piacere, Sì, non ti certo, sto distrarre. seguendo, sto vedendo i commenti. Allora, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia. Me la abbassi la cosa che non ci leggo più, ce la dovresti fare. Vediamo, no, sono io. Aspetta, aspetta, sono io che la devo fare, perdonami. Allora, eccoci qua: Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Sud Corea, Russia, Saud Arabia, Arabia Saudita, Africa del Sud, Sudafrica, scusatemi, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea. Io ho letto Unione Europea, ma diciamo, come Unione Europea? Perché la Francia, la Germania e l'Italia non sono nell'Unione Europea. Com'è possibile che ci sia questa cosa strana? Per cui si Appunto. menzionano questi tre paesi e poi si menziona l'Unione Europea. Era chiaro che fanno tutti parte dell'Unione Europea. Però, siccome il lavoro che faccio io è anche un lavoro legato alla simbologia, di cui parlo molto nella trilogia, ed è fondamentale, fondamentale, poi vi dirò anche altre cose, per capire gli eventi, se questa cosa è stata fatta in questa maniera, vuol dire che una ragione ce l'ha. Ora, è la ragione precisa, non la so, però c'è sicuramente una ragione. Andiamo alla slide, diciamo, successiva. Al G20 sono stati invitati come ospiti Cambogia, le isole Figi, l'Olanda, il Ruanda, il Senegal, Singapore, la Spagna, il Suriname, che è un piccolo stato a nord del Brasile, l'Ucraina e gli Emirati Arabi. Va bene? E qui va bene, sono stati invitati, va bene. Poi sotto sono state invitate anche altre organizzazioni, vediamole: la FIFA, la Banca Mondiale, l'Organizzazione per la Cooperazione Internazionale, Sviluppo e Cooperazione Internazionale, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, il World Trade Organization, l'organizzazione del lavoro internazionale, come si chiama? Poi la ILO, ILO, International Labour Organization, Organizzazione del Lavoro Internazionale, il Comitato Olimpico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, naturalmente, il World Economic Forum e le due banche, la Banca dello Sviluppo Islamico e la Banca dello Sviluppo dell'Asia. Ora, ci si deve chiedere, ma che cosa c'entra la FIFA, l'organizzazione del Comitato Internazionale Olimpico, no? E anche altre organizzazioni di queste con il G20? Ecco, Ma scusa, queste. scusa, Dimmi, dimmi. c'è un errore. La FIFA non ha nulla a che vedere con l'organizzazione olimpica. La FIFA è solo per il calcio internazionale.
casomai del Comitato No, Olimpico. Ubaldo, no, 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 non hai seguito quello che sto dicendo. Vedi, qui c'è scritto FIFA, vedi, c'è scritto FIFA e sotto c'è scritto IOC, International Olympic Committee. Quello è un'altra cosa, sono due cose separate. Sto dicendo quello, so che sono due cose separate. E infatti sono separate, ma chiaramente non ci incastrano niente col G20. Che cosa c'entra? No. Ecco, allora questo è un esempio di come ormai tutte le grandi nazioni, tutte le grandi organizzazioni mondiali, a livello mondiale, fanno parte dell'elite. Cioè, sono grosso modo gli stessi personaggi che possono avere anche incarichi politici all'interno delle loro nazioni, però nella realtà rispondono a organismi sovranazionali. Allora, se non ci sono domande, io saluto tutti gli amici. Hai letto i commenti? C'è qualcuno che ha magari una domanda da farmi? Se no passiamo. Allora, vediamo un po'. Io qualcosa ho letto, ma dice due domande da fare a te da un certo Catena, che dice: la prima domanda, se è possibile prendere la patente in Tanzania per un'italiana, ma penso di sì. Poi sa dirmi se è possibile fare la pesca subacquea, ma penso di sì. E poi se il mare è calmo da quelle parti, o ci siano monsoni, insomma, che è un mare tranquillo. Questo mi domanda questo Catena. Allora io do la risposta, no? Catena, come si chiama? Catena? Libracio 80, come si chiama? Allora, ti do la risposta in domande. Sì, certamente basta fare un piccolo esame e si può prendere il patentino. Questo per la Tanzania ci vuole un esame e per Zanzibar ce ne vuole un altro, però grosso modo certo si può fare. Qui si guida alla rovescia, si guida a destra. Poi certamente è possibile fare pesca subacquea in alcune zone, non ci sono problemi. E questa è una domanda bellina. Il mare è abbastanza calmo per poter pescare? Sì, stai tranquillo, il mare non si agita mai qua, è un oceano, io lo chiamo il lago indiano perché non è mai agitato, quindi è proprio un posto ideale per fare pesca. Ecco, poi la domanda te la vorrei porre io in merito al G20, no? La domanda è questa: ma tu che opinione sei fatto dell'ultimo G20, che in realtà ci sono riuniti solo per uno scopo solo, non certo per deliberare qualche cosa, che in effetti non è stato deliberato niente. Ecco, voglio sapere che opinione tu ti sei fatto di questa ultima riunione del G20. Ma queste riunioni internazionali, come vedete, sono abbastanza strane, no? Perché se voi ritorniamo un attimo a vedere i membri. I membri, per esempio, c'è tutto il BRICS è qui. Cioè, da un lato si fanno la lotta per il BRICS, per cambiare gli SWIFT, per le transazioni, per il Forex, eccetera, eccetera, per fanno la lotta al dollaro, però poi quando si tratta, per esempio, di salute, come in questo caso, lo vedete, sono tutti insieme qui. Guardate, c'è Brasile, BRICS India, Cina, poi chi c'è nel BRICS? C'è il Sudafrica, mi sembra, no? La Russia, capite? E cioè, sono cose anche abbastanza in contraddizione tra loro, no? Se uno ci pensa un attimo. Allora, una cosa molto importante, Eracle, Allora, vedi, io ti faccio subito l'esempio. Ma te dici, non sono d'accordo, non accadrà nulla nel 2025, come hanno detto moltissimi analisti. Allora, le cose che io ti dico nel libro, io te le dico e ti cito chi le ha dette. Il problema di questi intrattenitori è che vi dicono che non succederà nulla, che adesso ormai è tutto finito, e non citano mai le fonti. Capite qual è la differenza sostanziale? Che succederanno certe cose nel 2025? Non lo dico io, lo dicono i documenti che io ho presentato a suo tempo. Per esempio, il finanziamento della Banca Mondiale per la gestione della pandemia, guarda caso, scade nel marzo del 2025. Avevano già previsto che ci sarebbero voluti finanziamenti per 5 anni per gestire questa pandemia. Questi hanno proprio la palla di cristallo. Ecco, quindi sono tutte cose che è un puzzle che io ho messo insieme. Quando io faccio una dichiarazione,
La faccio citando delle fonti, non come tanti che parlano, parlano, parlano senza mai citare una fonte. Questa è una differenza sostanziale che per cortesia mi dovete riconoscere, perché io non sono un intrattenitore. Altre domande? La domanda al momento non le vedo. Allora, andiamo avanti e io ho scoperto, adesso parliamo di quello che ti piace a te, eh. Guarda qui, Ubaldo, questa non la sai neanche te. Inizio della prima guerra mondiale, 28-7-1914. Se te fai la somma, ottieni 68. Inizio della seconda guerra mondiale, 1-9-1939. Fai la somma e ottieni 68. Russia invade l'Ucraina, inizio della terza guerra mondiale, come avevo già detto a suo tempo e come è scritto nel libro. 24-2-2022, totale 68. Quindi stiamo effettivamente assistendo all'inizio della terza guerra mondiale, che potrà essere combattuta in maniera molto diversa, evidentemente, dalle due precedenti. Però sempre di guerra si tratterà. Eh? È curioso questo senso 68. Stavo facendo un po' di ricerca sul significato cabalistico, se si vuole, numerologico del 68, ma non ce l'ho fatta arrivare a un punto. Però immagino che significhi una cosa tipo caos, cambiamento, una cosa guerra, una cosa di questo tipo. Qui mi ci voleva l'amico Mevio, che è un grande esperto, col quale ho lavorato molto bene all'inizio, che per un certo periodo seguiva anche te, che poi però non so per quale ragione è sparito e non ho più potuto fare niente con lui. Lui lo sa sicuramente il significato vero del 68. Allora, andiamo pure avanti. Io ho presentato una scaletta di cose da dire. Però, Ubaldo, prego, se mi vuoi fare un'altra domanda, qualsiasi cosa mi vuoi dire, sono qua. No, usualmente no, adesso vado avanti. Appunto, io ti avevo chiesto del G20, no? La tua impressione. La mia impressione è questa, che si sono solo riuniti per dire che ci vuole il cosiddetto passaporto vaccinale, insomma, ecco, cioè praticamente lo scopo della riunione è quello, perché il resto non è partito proprio niente, nessuna proposta concreta nel merito. E poi il fatto che anche tu hai riconosciuto che Meloni, anziché spendere risorse per migliorare le infrastrutture dell'Italia, anche dei nostri comuni, invece no, le ha solo spese per comprare i vaccini. Anche qui, chi vuole capire, capisce da chi è sottoposto alla Meloni, ovviamente, no? Anche le dichiarazioni che ha fatto Mendace, solitamente Mendace, Coccodrillo, Rubbiana, per non dire di peggio, dimostrano proprio la inconsistenza morale, oltre che politica, di questa donna, che non può fare assolutamente gli interessi dell'Italia così presentandosi e così dicendo. Quindi i suoi intenti praticamente non hanno dimostrato tutto il suo servilismo e il suo fallimento, perché l'Italia da anni che non ha più un governo come si deve, ai tempi di Bettino Craxi, praticamente. L'unico governo serio che è venuto in dopoguerra, Moro e Craxi. Perché per il resto, del dopoguerra non si ricordano statistiche che siano battuti per la sovranità, o meglio, per gli interessi dell'Italia. Già quando fu assassinato Enrico Mattei, le nostre istituzioni tacquero, mafiosamente tacquero, inventandosi mille balle, no? Siccome era morto quell'uomo, e praticamente la cosa lasciò indifferenti tutti, salvo alcuni coraggiosi investigatori, tra cui devo citare il primo che capì tutto, che fu un certo Giorgio Pisanò, ecco, che capì veramente che era successo sui CIE di Bescapè quel giorno mi sembra novembre 1962, quando l'aereo di Mattei fu colpito a minuti dalla pista del serraggio di Linate. E quindi voglio dire, in sostanza, in Italia vedo il peggioramento ormai crescente della situazione. Ma la cosa che fa paura, caro Massimo, è che non è questi che fanno quello che vogliono fare,
e la massa proprio apatica, codarda, oltre che ignorante, perché il peggioramento culturale del popolo italiano ormai è arrivato a livelli veramente gravissimi, e che lascia fare a questi quel che vogliono, e anche quella micro, ma proprio micro, micrissimo, ma piccolissima percentuale che si può definire uno 0,001% di consapevoli dell'Italia, praticamente non può fare nulla contro una massa che è soggiogata dal sistema, che sappiamo da chi è diretto e perché. E quindi diciamo, l'italiano oggi come popolo ha un piede e mezzo, e forse anche tre quarti, già nella tomba. Questa è la mia analisi spietata che io faccio, perché non guardo in faccia a nessuno. Di questo dobbiamo rendersi consapevoli di cosa parliamo, perché parliamo non di un paese qualsiasi, parliamo dell'Italia, un paese tra i più antichi al mondo che fin dalle origini della civiltà umana. Diciamo, fin qua c'è cioè, dell'origine della civiltà umana, ha dato una grande impronta di civiltà che tutt'oggi è influente. Diciamo, parliamo di una civiltà romana, ma direi greco-romana, tanto per essere chiari. Guarda caso, la Grecia e l'Italia sono stati i primi paesi a essere attaccati in modo spietato da questi signori. Sappiamo che è successo, e le classi politiche, sia greche che italiane, hanno lasciato fare a questo lo scempio che tu ormai sai. E se Allora, va adesso. bene. Prego. E Finisci. quindi voglio dire, non so se ci siamo capiti che quando accadono certi fatti, tu prima hai elencato il numero 68, no? Non a caso, e guarda caso, è stato colpito la Grecia e l'Italia, che sono quelle che hanno poi strutturato l'Europa dal punto di vista culturale. E anche politico, eccetera, cioè di dare un'impronta all'Europa, no? Proprio dalla civiltà greco-romana, cioè colpire i primi due paesi, proprio Grecia e Italia, credo che abbia un significato per quei signori che l'hanno attuato, che ormai lo stanno portando a termine nella totale indifferenza di tutti, perché in Italia, per esempio, non esiste un'opposizione, non c'è più, e chi tenta di farla ha delle confusioni pazzesche, perché fa i conti senza l'oste. Cioè, gente che non conosce in profondità la storia di questo paese, non sa che è successo nel XX secolo, non sa che cosa ha voluto significare per l'Italia partecipare alle due macellerie mondiali, cioè la prima e la seconda guerra mondiale, e non sa i motivi per cui abbiamo partecipato e tutto il resto che ne consegue. Ancora oggi c'è gente che racconta puttanate, cazzate dalla mattina alla sera, a tutti i livelli, sia del basso giornalismo e sia delle istituzioni analfabete. Ti dico ciò, caro Massimo, perché è stato scritto ultimamente, ho avuto colloqui con esponenti di alcune questure del nord Italia, cioè parlando a caso, guardando sulle autostrade, forze dell'ordine, ma anche di certa responsabilità, che operano in Italia, e tutti, nessuno escluso, e quando dico nessuno escluso è perché è così, si lamentano e sono umiliati da ciò che sta accadendo in Italia, un paese ormai senza più una guida, non c'è, è un popolo totalmente allo sbando, che si ubriaca così nelle festività, mangia e beve, chi se ne frega. Francia o Spagna, basta che se magna. Cioè, questo paese che è fatto di contemporanei, che non ha più memoria, che non ha più un modello, che non ha più niente, dove sono più i maestri, dove molti mestieri che. Vado, perdonami, via, torniamo un attimino. Queste sono, va bene, abbiamo capito. Certo, no, voglio dire. Scusami, non voglio ora interromperti, essere scortese. No, ma Volevo non fa fare parte. un commento, credo, molto importante, molto importante, in relazione a una cosa che ha scritto Eracle, perché quello che dice Eracle è il pensiero di molti. Eracle praticamente dice: "Bah, insomma, a un certo punto avete visto che non è successo niente, no? Cioè, non è successo assolutamente niente. Eracle, io ti farò vedere, c'ho delle slide, 4-5 cose che ti dimostrano invece che loro stanno andando avanti. Il problema è che voi non lo vedete.
Loro stanno andando avanti in tutta la loro agenda, stanno andando avanti. Guarda, guarda, non a caso, sapete cos'è questo? Cos'è? E microchip. dov'è questo microchip qui? Sotto la pelle, sotto la mano, No, questo signore qui l'ha trovato dove? Provate a indovinare che cosa c'è scritto qui in rumeno. C'è scritto il passaporte. all'interno del suo passaporto, lui ha scoperto questo microchip che è stato messo lì ovviamente alla sua insaputa. Quindi Eracle, quando mi vieni a dire che hai visto non è successo niente, non è successo, ma io ti posso elencare 20 o 25 cose che io le ho già scritte 2 anni fa nel libro, ma te il libro non l'hai letto? Non l'hai letto e adesso dici che va tutto bene. No, loro stanno andando avanti esattamente secondo la loro agenda. Andiamo avanti, ti faccio un altro esempio. Sono finiti i mondiali da poco, no? Guarda, sta attento, perché queste cose ve le dico io, ve le dovrebbe di un altro personaggio, ma lui non ne parla di queste cose. Chi è questo signore qui? Chi è? Chi è questo signore qui? Ecco. Messi, no? E che cos'è questa qui, Ubaldo? Che cos'è questa qui? Vabbè, lì abbiamo un caprone, insomma, il diavolo. No, caprone. No, hai detto bene, caprone. Che cosa rappresenta il caprone nella massoneria? Ne abbiamo parlato tante volte in passato, no? È uno dei simboli della massoneria. Massonico. Come? È un simbolo massonico comunque. Ah, esatto, è quello che ti ho appena detto. Che cosa vuol dire questa immagine qua? Se vedi questa immagine qui, facciamo un po' parliamo un po' di simbologia, no? Vedi Messi così e vedi che l'ombra l'hanno disegnata apposta col computer e con quella che loro chiamano la GOAT, la GOAT, capra. Che cosa Sì, vuol dire? capra. Cosa vuol dire dal punto di vista simbolico? Via, cosa vuol dire? Che Messi È una bestia, bisogna che dica, boh. No, che Messi è massone, è entrato in massoneria. Ok? Vabbè. Dopo me la Okay. righi. Oh, questa è l'interpretazione simbolica, va bene? Di questa immagine qua. E questa è confermata anche da quest'altra immagine. Questa qui è buffa perché l'ho trovata su una pagina di Facebook in Tanzania, vedete? Di questa signora qua. E che insomma fa sempre vedere questa qui è la testa del caprone e questa è l'immagine delle Eastern Star, questa qua che è la massoneria femminile. Attenti, leggiamo dalla trilogia. Le nostre sorelle delle stelle d'Oriente, io scrivo tra parentesi, le Eastern Star, la massoneria femminile, utilizzando il pentagramma come simbolo principale, ma capovolto, con due punte in alto e un'unica punta verso il basso. Secondo la tradizione esoterica, questo uso indica le forze maligne, malvagie dell'oscurità. Sì. Sì, Avete capito? sì. È sufficiente quello che vi ho fatto vedere, perché ho anche altre immagini. Guarda, che cos'è questa qui? Come hanno premiato Messi col mondiale? Io ho previsto che avrebbe vinto il mondiale l'Argentina ai rigori 2 mesi fa, ne ho parlato in diretta sui miei canali. Allora, dopo aver visto l'immagine che vi ho fatto vedere prima, questa qui, perché poi Messi è anche un campione, mi fa anche piacere ovviamente che vinca il mondiale, intendiamoci. Dal punto di vista sportivo non c'è niente da dire, ci mancherebbe altro. È stato eletto come testimonial dell'Agenda 2030. Eracle, fammi una cortesia, vattela a leggere. Vattela a leggere, prendi nota di tutto quello che dicono che vorranno fare. E poi magari se siamo ancora vivi nel 2030 se ne riparla. Questo è un esempio della forza di questa gente. Non chiamiamoli lor signori. Lor signori vuol dire un cazzo di niente. Chiamiamoli per nome. Sono
gli iniziati, tutti, tutti, dalle massonerie internazionali ai gesuiti, ci sono tutti dentro, ai cavalieri templari, ci sono tutti dentro. Non chiamiamoli lor signori, studiamo di più e chiamiamoli per nome e cognome. Che cazzo sono i lor signori? Che sono extraterrestri? Sono uomini in carne ed ossa che decidono per il nostro futuro. E sai perché lo fanno? Lo fanno perché loro hanno la conoscenza. Loro lo possono fare, perché noi non sappiamo una minchia di niente, perché non studiamo più, come diceva Ubaldo prima. Capite, Eracle? Quindi, nella positività e nella tranquillità, nella calma, che dobbiamo comunque mantenere assolutamente, mai perdere le staffe, dobbiamo essere consapevoli che il futuro non è roseo, è ancora tutto in salita. La prima salita finirà nel 2025, poi ne inizierà purtroppo un'altra fino al 2030. E io ho avuto la grande fortuna di venire in Tanzania, l'Africa naturalmente interessa poco o niente, in linea di massima, tutto il sistema sanitario, delle infrastrutture, è appena entrato il 4G qua, si parla del 5G fra 5-6 anni, quindi per fortuna venendo qua uno guadagna tempo, guadagna salute, guadagna tranquillità e soprattutto mantiene una certa dignità. Perché cos'è che distingue l'uomo? La dignità, il carattere, no? Ecco, vi faccio vedere un'altra immagine per dire dove siamo rifiniti. Sapete chi è questo signore qua? Il ricercatore, no? Professor, come si chiama? Montanari. Allora, Montanari, che era uno dei pochi di cui aveva anche una certa stima, perché lui ha detto la verità su tante cose, sui vaccini, ha detto tante verità a Montanari. Naturalmente è un altro iniziato anche lui, con molta probabilità, il condizionale è sempre d'obbligo, è un cavaliere templare. Comunque si è messo a vendere amuleti dorati, scaccia malocchio nella sostanza. Ora mi dovete dire, una persona come Montanari che si reputa uno scienziato possa mettersi a fare una cosa del genere? Sarà stato vaccinato anche lui in qualche maniera, non lo so, non è certamente nelle sue piene possibilità intellettuali, qualcosa gli è successo a quest'uomo qua. Ci sono altri commenti da parte degli amici? Stanno capendo tutto? No, non avete nessuna domanda, nessuna, proprio niente? No. Benissimo. Allora, in momento ci sono domande. Diciamo che c'è chi fa il paragone tra Maradona e Messi, e c'è qualcuno come Franco delle Stelle che sostiene che Maradona possa essere stato ucciso scientificamente, nel senso che Maradona alcune volte manifestava contro questi poteri forti. Ovviamente un campione come lui di risonanza mondiale che parlava contro questi poteri forti e che si faceva fotografare all'incontro dei Messi con la bandiera della Palestina, capisci che insomma per certa gente è un fatto pericoloso. Quindi può anche darsi che Franco delle Stelle possa avere ragione, cioè pensare male si può sbagliare, ma qualche volta ci si azzecca, dicevo certo Giulio Andreotti. E questo anche sì, scusami, approfitto per dirvi che adesso Messi è il numero uno, no? Messi è il numero uno perché la gente ha la memoria corta. Intanto dal punto di vista della personalità, facendo proprio questo paragone, si deve riconoscere che Maradona non è mai sceso a compromessi con niente e con nessuno, ha sempre detto quello che pensava e non sarebbe per esempio mai entrato in massoneria, perché state attenti, ve l'ho detto tante volte, gli iniziati non sono liberi di parlare in pubblico, cioè non sono liberi di dire quello che vogliono, assolutamente. Anche se ti metti in sonno, te devi stare attento a quello che dici. Io lo posso dire, perché io non sono massone. Basta che abbia grande rispetto, come ho sempre avuto, della massoneria vera, e io posso dire le cose. Non c'è nessun problema. Ma i massoni no.
quindi automaticamente perde Messi, un grande campione, però perde la libertà di fare certe cose, anche se lui non lo sa. E quindi io devo fare nella naturalmente il paragone, e paragone sono sempre antipatici. Per me Maradona è il numero uno al mondo e rimarrà sempre il numero uno al mondo, ma lo scelgo anche per il carattere che ho appena detto. Ecco, prego. Volevo dire una cosa di Maradona che è fondamentale. Allora, Maradona anni fa si rifiutò di stringere la mano all'allora principe Carlo d'Inghilterra e poi ha attaccato la FIFA di corruzione, tante cose. Sapendo da chi è diretta la FIFA, puoi immaginare che un fraco delle stelle non può che avere. Non può che avere dei fondati sospetti, insomma. Guarda, è molto probabile che anche la vicenda che l'ha incastrato, no? Della droga a Napoli sia stata macchinata, eh? Si sta fatta apposta. Perché voi Certo. dovete anche capire una cosa: il Napoli stava vincendo troppo e vinceva per Maradona. In qualche maniera Maradona doveva essere fermato perché Napoli avrebbe vinto Certo. altri 3 scudetti. E Napoli non deve vincere così tanto. Nel libro io vi spiego che tutti i campionati dagli anni 60-65, forse anche prima, sono tutti programmati, sanno già all'inizio chi deve vincere. Qualche volta ci sono delle eccezioni, sì, è chiaro, ci sono delle eccezioni. Perché come avete visto, se vi ricordate, come si chiama quel giocatore della Francia che poteva fare gol al 129esimo minuto, che Martinez ha salvato la partita? Non so, l'hai vista la Mbappé. partita? No, no, Lo l'altro giro. giocatore. No, 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 non era lui, un altro giocatore. Ha tirato a colpo sicuro per fare gol, a quel punto non ci sarebbe stato più niente da Ah, fare. bello, ora te lo E presento. allora naturalmente la Francia avrebbe di nuovo vinto il mondiale. Ma tanto lì, vedete Macron lì per lì era arrabbiato, poi è sceso in campo con gli argentini, applaudiva, era contento, perché hanno vinto gli Illuminati. Ha vinto anche lui, era già prostrato del tavere, mi dispiace di queste cose. A me mi ha dato proprio la sensazione, sin dall'inizio, che dovesse vincere Messi, in questo caso. Va bene? Comunque, al di là di queste cose qui, che sono speculazioni fino a un certo punto, passiamo oltre. Hai delle domande, Ubaldo? C'è nessuno che ha delle No, domande? ancora Senti, io non voglio tediarvi troppo, cioè no. io... Ma no, dici quello che devi dire. Avevo programmato anche delle altre cose da dire. Per esempio, stiamo andando incontro a una grande rivoluzione nel sistema monetario. Vedete questo grafico qua? Come sappiamo, il denaro, come il denaro fiat, come lo conosciamo noi, contante, non esisterà più. Esisterà il digital fiat. Il denaro digitale che sarà all'interno di un microchip o comunque di un telefono, come fanno in Cina per il momento, paga tutto col telefono, e utilizzerà dei sistemi sostanzialmente digitalizzati. Va bene? Allora, questo è un Benissimo. grafico che dimostra, prendetelo sempre con un condizionale sempre d'obbligo, perché io non sono assolutamente certo della validità di questa cosa, però se ve lo faccio vedere è perché ha un suo significato. Collega tutte queste nuove monete digitali. Per esempio, vedete qui, questa si chiama Ripple, vedete, si chiama Ripple questa qui, che sostituirà le transazioni per il dollaro. Stellar, che probabilmente si dice sostituirà le transazioni per l'euro. Poi c'è lo Xinfin, qui naturalmente si va in Cina. L'Aldogard e lo Iota sono 5 monete digitali, guarda caso, tutte collegate a metalli preziosi. Il primo all'oro, il secondo all'argento, il terzo al rame, al palladium e all'iridium. Cosa vuol dire questa cosa qui? Vuol dire che per chi ha letto il report che io ho fatto sull'oro
e che se volete ve lo potete andare a leggere gratuitamente, una cosa abbastanza particolare, non l'ha mai fatta nessuno in Italia, l'ho fatta io, per i neofiti d'oro, no? Siccome tenere i soldi in banca adesso è piuttosto pericoloso, bisognerebbe diversificarli e trasformarli in qualcosa di un pochino più concreto in vista di questa trasformazione epocale nel sistema economico, monetario e finanziario. L'unica maniera per poterlo fare è comprare oro, non c'è nessun'altra maniera. Infatti io in questo momento, ho partito 2 anni fa, mi sto dedicando, ho 2 canali. Il primo su Telegram il mercoledì alle 21 in cui parlo della Tanzania piano B e piano C. Il secondo sempre su Telegram il sabato alle 9, ora poi saremo, domenica saremo a mezzogiorno perché devo andare a Zanzibar, in cui parlo di consulenza oro e di diversificazione degli investimenti. Cioè la mia raccomandazione è questa: cominciate a trovare una maniera alternativa per diversificare i vostri investimenti e se possibile state fuori dagli investimenti in quote azionarie, in monete digitali e ovviamente se potete non tenete tutti i soldi in banca perché i soldi bisognerebbe sempre investirli. Allora, questa operazione di acquisto di oro, come ho spiegato nella trilogia e come poi ho ripreso nel saggio che ho fatto sull'oro, che trovate sul sito a menteaperta.net, che potete leggere, è un processo che si chiama di transustanziazione, in questo caso della moneta contante, in banca, in oro. È una vera e propria magia, perché la moneta in sé non vale niente, poi fra l'altro non è nemmeno nostra, è delle banche centrali. Quindi nel momento in cui si fa questa operazione, noi proprio si trasferisce il potere da soldi che noi abbiamo guadagnato, diciamo puliti, tra virgolette, no? Che sono magari in banca o investiti in altre cose, che comunque sono fiat, cioè hanno un valore nominale e sul quale la Banca Centrale Europea ha il copyright. Quindi non sono nostri, noi siamo soltanto stati autorizzati a utilizzarli perché li abbiamo guadagnati lavorando, in oro sul quale non ci sono tasse, non ci sono mai state tasse e non ci saranno mai tasse perché l'oro ha un valore per l'elite spirituale molto importante. E io lo spiego nel saggio e lo spiego nei miei interventi. Quindi vi invito con molta tranquillità a ragionare su questa cosa, fare mente locale. Se volete avere delle informazioni, perché qui siamo in un salotto di amici, no? E lo chiacchierate, questa è come se fosse una chiacchierata d'amici. Sono a disposizione, la consulenza sull'oro è gratuita. Ci sono in questo momento 2 promozioni, una scade il 27 da parte di questa azienda con la quale io collaboro. Lavoro è un'altra la mia, ma sia chiaro, io non vi voglio vendere niente perché sono un consulente indipendente, lavoro in maniera indipendente, io non ho mai chiesto soldi a nessuno, ho fatto la trilogia, non ho mai chiesto soldi a nessuno, ho fatto il lavoro sull'oro che è ancora in processo, perché adesso devo fare un altro lavoro molto importante che non ha mai fatto nessuno, credo, sicuramente a livello europeo, a livello internazionale, non lo so, di comparazione tra le varie aziende all'interno del settore dell'oro, mi ci vorrà almeno 6 mesi per farlo, perché è un lavoro anche quello enorme, però farò una cosa unica. Io cerco sempre di complicarmi la vita perché le cose banali non mi interessano. E tutte le cose che faccio sono a disposizione e vengono fatte gratuitamente. Quindi se qualcuno magari è un po' incuriosito, anche preoccupato, no? Della situazione che abbiamo, c'ha un certo numero di soldi in banca, magari si può aprire anche un conto corrente e cominciare a comprare un po' d'oro. Non è assolutamente una brutta idea. Vi ho fatto vedere questo grafico qua. Qui vedete sulla sinistra c'è il Fondo Monetario Internazionale, la Banca dei Regolamenti dei Conti a Basilea, di cui ho parlato a lungo della trilogia, il World Economic Forum di Schwab, poi faccio vedere qualcosa di Schwab, credo che sia lui, la Banca Mondiale, l'ISO, che è il sistema che poi unifica tutto, si chiama 20022, a livello, dovrebbe essere a livello internazionale,
lavora con lo, insieme allo Swift e allo IOTA, che poi sarebbe l'ISO. Ora qui è coperta questa cosa qui. Cosa abbastanza complessa, abbastanza però interessanti, e dalle, sulle quali bisognerebbe documentarci. Invece non, purtroppo io mi rendo conto, non c'è molto interesse, c'è cioè interesse di pochissimi a conoscere, a rendersi conto che è soltanto la conoscenza che ci renderà liberi, il sapere, e non certo l'intrattenimento. Allora, ci sono domande? Sì, esatto, hai ragione Franco, esatto, esattamente lo stesso concetto. La transustanziazione è un termine, direi quasi ecclesiastico per certi aspetti, presentato per la prima volta nella bolla di Paolo III, che io presento nella teologia, attraverso la quale il Papa, uno dei papi più efficaci, lo definirei, quello che ha creato anche l'Inquisizione, per esempio l'Ordine dei Gesuiti, mi sembra ricordare a memoria, un papa molto importante nella storia del Vaticano, costituendo questa bolla, ha costituito il Terzo Testamento Trust, con il quale trasformava le anime dei cristiani in oro. Ecco perché poi l'oro è diventato così importante come riserva di valore, perché rappresenta per il Vaticano le nostre anime. Quindi man mano che noi si muore, il Vaticano deve comprare oro per come in maniera figurata facessi transustanziazione. Si chiama così. È esatto, esattamente quello, Franco, quello è pertinente, insomma, quello che dice, esattamente la stessa cosa nell'ostia. Allora, vi faccio vedere una foto che ho trovato, non so se è una foto attendibile, però l'ho trovata, ecco, vedete? Siccome si parla di simbologia, si parla di simbologia. Allora, questo è Schraps, no? Questo è Schraps, va bene? Ora, al di là di quello che c'è scritto qui, che io l'ho ripreso, insomma, va bene, parla, lasciamo perdere. Vedete la simbologia com'è importante? Che cos'è questa qui, Ubaldo? Che cos'è questa qui? Andatevi a leggere il capitolo 3 e capirete bene a chi rende conto questo signore. Perché non pensate che sia lui che prende le decisioni. No, no, lui riceve ordini. Ecco. E allora questo, conoscere i simboli, è fondamentale, perché ci permette di capire chi gliel'ha dato questo simbolo e per chi sta lavorando. Vedete come sono importanti i simboli? A questo proposito, siccome si parla di simboli, ci avviamo alla chiusura, vi voglio leggere una cosa importante di Manny P. Hall, che ho già letto in passato, però adesso la leggo in maniera completa e vediamo un po' se riusciamo a leggerla. Manny P. Hall è stato uno dei più grandi autori, iniziato naturalmente, di origine canadese, che io presento ripetutamente nel libro, perché è uno degli autori più importanti al mondo e non si studia niente, ovviamente, quando si studiano. Fra lui c'è lui e poi c'è Nikola Tesla, i due geni di cui noi a scuola non studiamo assolutamente niente. E poi andiamo a scuola per imparare, andiamo a scuola per essere intrattenuti, anche noi, anche la nostra generazione, la maggior parte delle cose che abbiamo imparato o sono completamente false o sono incomplete. Leggiamo: quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. Allora sapranno la verità e più di essa, e capiranno che sin dall'inizio la verità non è mai stata svelata, ma conservata da un piccolo gruppo, poi più esteso, di soggetti messi insieme dai signori dell'alba come ministri dei bisogni delle creature umane che lottano per riconquistare la consapevolezza della divinità. 33° grado massone del rito scozzese, Manny P. Hall, 1901-1999. Esatto. E adesso vi leggo una bella dichiarazione di Delon, vi ricorderete, le nuove generazioni non le sanno queste cose qui, ma le generazioni a partire da che hanno adesso 30 anni, 20, non sanno nulla di Delon.
Delon è stato all'epoca nostra, no, Ubaldo, della nostra generazione, Sì. il sex symbol per eccellenza a livello Guarda. mondiale. È ancora un bell'uomo adesso, e potete immaginare, andatevelo a vedere, erano tutte innamorate di questo Alain Delon. E lui, naturalmente, è un bell'uomo, ha fatto molti film, si potrebbe pensare che fosse uno che fa parte, magari un iniziato anche lui, magari può anche esserlo, questo non lo so. Ma non è questo il punto, vi voglio leggere quello che ha detto. Ha detto, poco tempo fa, ha dichiarato. Ingrandisci un po' la scrittura, che se mi legge piccola, ingrandisci un po' la scrittura. Va bene? Allora, Sì. lascerò questo mondo senza sentirlo. La vita non ha più nulla da offrirmi. Ho visto tutto, ho sperimentato tutto. Ma soprattutto odio l'era attuale. Mi fa male. Tutto è falso. Tutto è stato sostituito. Non c'è più rispetto per la parola data. Ora tutto ciò che conta sono soldi e ricchezza. So che lascerò questo mondo senza dispiacermene. Assolutamente ragione, ha assolutamente ragione. Allora, vediamo, ci sono altre domande? Io ora ho quasi finito. Ci sono altre domande? Allora, vabbè, se non ci sono altre domande, arrivo all'ultima cosa che vi volevo dire e poi si chiude stasera. Eracle, è finito tutto, vero? Dici che è finito tutto. 3 giorni fa è tempo di indossare le mascherine di nuovo. Questa è la CNN, eh? Questa è la notizia, mi sembra CNN, che io ho Google, e mi mandano. Grazie. Vedete, vedete, stanno di nuovo parlando addirittura di triplo pandemia da coronavirus. Sanno già come si chiamerà e che sarà un virus. Come si dice questo qui? Scusate, non conosco questa parola in inglese. Un virus respiratorio conosciuto come RSV che si spargerà in tutti gli Stati Uniti. Vedete, vedi Eraclio? Vedi Eraclio? Loro sanno già, te le dicono già le cose, Da però questo voi siete distratti. punto dovrebbe far riflettere. Ma scusami, ma più chiaro di così? Ma come fate a a dire che è già finito tutto? Allora, ora qui poi ho una cosa buffa per te. L'amico, andiamo a questa cosa qui. L'amico Pippo Pluto mi ha fatto questa domanda oggi. Massimo, anche Ubaldo e Vitali sono massoni? Siccome sapevo che avrei fatto il video con te, mi Andiamo sono bene. divertito. Mi sono divertito e gli ho risposto: beh, sì, certamente, hai risaputo. No? Gli ho risposto: sì, certamente, hai risaputo. Poi dopo mi ha scritto di nuovo, mi ha detto: ma pure Ubaldo, davvero, pure Ubaldo. Sì, si sono tutti venduti a Lucifero. C'è scritto. Pippo, sveglia! Dai! Il senso dell'umore, ma come fa Ubaldo ad essere massone? Non esageriamo, va. Vabbè che non c'è più religione, però non sarei forse qui a parlarci in questo momento. Allora, io con gli auguri di buon Natale, gli auguri di buon Natale, finisce anno della Tanzania, vi saluto. Se Ubaldo ci sei, possiamo fare un'altra chiacchierata dopo Natale, Andiamo più avanti, se la vuoi. faremo. E La fate pure delle faremo. domande, fatemi pure delle domande. Insomma, se c'è qualcuno all'ascolto, sentitemi bene, se c'è qualcuno all'ascolto che vuole leggersi la trilogia nel formato ebook, naturalmente, gratuitamente, io la do gratuitamente adesso agli amici che mi seguono sui miei canali di Telegram, gratuitamente, un lavoro di 1042 pagine, unico al mondo, ve lo do gratuitamente, l'importante è che lo leggiate. Io di più non posso fare. Mi scrivete, il mio indirizzo di posta elettronica è mmguerrieri@yahoo.com. Ripeto, mmguerrieri@yahoo.com Dopo e io vi mando metto il il video, lo metto, eh. link. Sì, bravo, te lo mando subito. Guarda, te lo Sì, mando e lo metti sotto. ma lo scrivo io, guarda, MM Guerrieri. Guerrieri@yahoo.com.
lo scrivo qua io. Yahoo.com. Ecco qua. Va bene? Yahoo.com. L'ho appena scritto qua. Chi vuole prenda nota e scriva direttamente a Massimo, così vi risponde. Va bene, io con questo vi saluto, vi auguro una buona serata, allora, e ci sentiamo presto. Auguri anche da parte mia. Buon Natale! Mando in onda il video e niente, quindi chi vuole poi approfondire con Massimo Guerriere, qui c'è l'indirizzo, eccolo qua. Lo metterò anche sotto il video che adesso va in onda, perché questo adesso lo finiamo adesso, quindi... Poi va in differita per chi volesse vederlo anche dopo, o gli altri come da benissimo. Vi saluto, vi auguro anche io a tutti buone feste, veramente il migliore auguro a tutti, e che ne so, il futuro dipende solo da noi, attenzione, se certa gente fa quello che sta facendo è perché glielo permettiamo noi per primo. Guarda, te lo mando il libro, guarda, te lo mando, sì, non ti preoccupare. Va bene. Va bene, grazie. Scrivimi che te lo mando. Ciao, un saluto a tutti. Ciao, presto. Ciao.